Io sono tornata a casa quella sera e sulla cassetta, no, sulla porta dei miei, esterna del palazzo, c'era una faccina disegnata nella polvere. Ho pensato che fosse un segno e infatti poi ho trovato questa casa qua. Ciao, io sono Eva e vivo in provincia di Varese insieme alla mia cagnolina Nala. Ho cercato casa per un anno e mezzo e quando ho visto questo ho capito che era scritta nel mio destino, anche perché l'ho trovata grazie a un mio compagno di scuola. La ristrutturazione è durata più del previsto, ma in quel lasso di tempo sono riuscita a trovare delle ispirazioni su Pinterest, su riviste d'arredo e anche sui social. Tutte le immagini che mi salvavo sul telefonino avevano lo stile nordico, con elementi come il bianco, il legno, colori pastello, e quindi ho deciso di sviluppare casa mia durante la ristrutturazione usando questi colori. Infatti tutta casa ha questo bianco, legno e colori molto tenui, anche le pareti sono di un grigio chiaro, in modo da poter alternare con elementi d'arredo di altri colori come il rosa o anche un verde salvia in futuro e riuscire ad armonizzare sempre l'ambiente. Curiosando su Instagram ho trovato un profilo nordico di cui mi sono innamorata e la ragazza aveva un letto bianco, sono impazzita poi per cercarlo e quando ho trovato la camera Eleonora di Mondo Convenienza ho scelto e ho deciso che sarebbe stata lei. Sapevo esattamente di volere un letto contenitore perché volevo più spazio per poter organizzare lenzuola, copriletti, eventuali tappeti di riserva e quindi ho scelto il modello Eleonora che è contenitore e all'interno un effetto matriosca con altri contenitori. L'organizzazione è un must anche all'interno del mio armadio, dove ho deciso di sfruttare i comodini come delle mini cassettiere dove all'interno ho riposto tutto il mio intimo e i calzini. La camera non è grandissima, quindi non sono riuscita ad inserire il comò, ma ho deciso di utilizzarlo in una nicchia all'ingresso dove in futuro probabilmente svilupperò un armadio a scomparsa. Attualmente proprio sto utilizzando i cassetti come cassettiera svuota tasche, mobile da ingresso.